Allora, intanto buongiorno a tutti. Per chiarezza, ci sembra doveroso parlare in questo momento alla stampa e parlare un po' a tutti voi, considerando che si tratta ovviamente di un provvedimento che è stato al centro dell'attenzione pubblica, quindi è giusto che noi vi diamo contezza di quello che è accaduto oggi. Sapete che c'è stata un'udienza preliminare, nell'ambito di questa udienza preliminare il pubblico ministero ha concluso ottenendo sentenza di non luogo a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, ribadendo la richiesta di archiviazione, però insomma questo poi probabilmente chiederete alle procure le ragioni, è facile leggere le motivazioni della richiesta di archiviazione. Le parti civili invece hanno chiesto di mandare in giudizio senatore Matteo Salvini. Allora, vi dico subito che noi abbiamo fatto una richiesta di carattere principale. In via principale abbiamo chiesto sentenza di non luogo a procedere. Le ragioni per le quali abbiamo chiesto sentenza di non luogo a procedere le troverete esposte nella nostra memoria. A volte le memorie fanno paura perché si tratta di impegnarsi a leggere molti atti, ma qui ovviamente non possiamo fare una lega. Voglio soltanto segnalarvi alcuni punti, perché vedo che poi a volte anche nel riprendere la nostra linea di difesa si continua a dire che c'è una volontà di sequestrare o che sono state adottate procedure anomale. Allora, molto brevemente, in tre minuti, vi dico delle linee della nostra difesa e poi come si è conclusa l'udienza. Punto numero uno, ricordatevi che noi avevamo da contrastare un capo di imputazione in cui si parlava di omessa indicazione del posto di sicurezza, perché secondo il Tribunale dei Reati Ministeriali Salvini avrebbe dovuto nell'immediatezza indicare il POS alla nave Gregoretti. Noi abbiamo documentato che c'è un errore anche di traduzione d'inglese nella relazione dei reati del Tribunale per i Reati Ministeriali, perché il Tribunale per i Reati Ministeriali sostiene che nelle convenzioni SAR, nella normativa europea, ci sarebbe scritto proprio è obbligatorio nell'immediatezza fare sbarcare, e indicano tra parentesi la frase in inglese dalla quale deriverebbe questo obbligo. Se non che il termine che loro indicano come immediatezza è il termine until, che in realtà tutto significa tranne che immediatezza, perché non significa affatto until immediatezza. La normativa europea parla al contrario della necessità di fare sbarcare in tempi ragionevoli e parla di una flessibilità collegata a quelli che sono gli accordi tra gli Stati membri. Questa flessibilità è scritta in inglese e la parola quindi che troviamo nell'ambito delle convenzioni è flessibilità e ragionevolezza. Non esiste un obbligo di sbarco immediato. Detto questo, abbiamo sottolineato, da qui arriviamo poi alla conclusione alla quale si è arrivati all'udienza preliminare, abbiamo sottolineato che la procedura che è stata utilizzata nel caso della nave Gregoretti non era una iniziativa estemporanea di Salvini che era improvvisamente impazzito e voleva sequestrare, ma la scelta di attendere prima di fare sbarcare i migranti era una scelta che si inseriva nell'ambito di una procedura così come prevista nel contratto di governo, così come prevista dal Consiglio europeo del 18 giugno del 2018. In particolare abbiamo segnalato che sbaglia il Tribunale dei Reati Ministeriali a ritenere l'attesa una scelta di Salvini finalizzata al sequestro, perché abbiamo un testimone straordinariamente chiaro nel parlare della correttezza della procedura. Abbiamo indicato ovviamente le parole che avevamo già indicato nell'ambito del nostro intervento in Senato del Presidente Conte a proposito Gregoretti. Ricorderete che nella conferenza stampa di fine anno, non so chi di voi giornalisti ha chiesto al Presidente Conte se era un atto estemporaneo
di Salvini, qual era la sua posizione, e vi ha risposto pubblicamente, quindi non è una nostra sintesi, che la procedura prevedeva prima la redistribuzione e poi lo sbarco, e che quindi esiste una sequenza in virtù della quale prima Conte e Moavero devono trovare la ricollocazione e Matteo Salvini attende Conte e Moavero. Questo non è, per chiarezza, una chiamata in correità di nessuno, è la dimostrazione di una prassi e di una procedura che era già prevista dal Consiglio d'Europa, è una procedura che esiste tuttora, e questo è il secondo punto, credo, particolarmente rilevante anche per l'ordinanza che ha assunto il giudice. Dopo il Consiglio d'Europa, che ha parlato proprio della possibilità di una redistribuzione prima degli sbarchi, è stato sancito un accordo, che è l'accordo di Malta, che prevede il fast track, e cioè la possibilità prima di fare gli accordi e poi di fare sbarcare dalle navi. Abbiamo indicato al giudice che questo fast track prevede addirittura lo sbarco deve avvenire sì entro un limite di tempo di 2 settimane. Capite bene che è un termine ben più lungo di quello contestato al senatore Salvini. Non voglio dilungarmi in questioni giuridiche. Dopo il nostro intervento il giudice è entrato in Camera di Consiglio, è stato parente in Camera di Consiglio. Durante la Camera di Consiglio sono successe cose un po' surreali, già mi sembrava surreale stare lì, ma poi ulteriori cose, ma queste rilevano davvero poco. E alla fine è stata emessa un'ordinanza che ovviamente potrete leggere, perché non voglio mai essere io a fornirmi interpretazioni da parte di quello che ha detto il GUP, quindi l'ordinanza credo che tra un po' circolerà ovunque. In estrema sintesi, il giudice ha rilevato che esistono nel fascicolo delle contraddizioni e quindi ritiene doveroso fare degli approfondimenti. In particolare la difesa di Salvini, nel concludere, aveva chiesto come subordinata, qualora il giudice non riteneva di concludere lo stato degli atti, di sentire il ministro Lamorgese al fine di verificare se la procedura contestata fosse in realtà una procedura, oltre che trasparente e legale, presente non solo durante il governo Conte 1, ma anche davanti al governo Conte 2. Sotto questo profilo è stata accolta la richiesta della difesa e quindi sarà anche sentito il ministro Lamorgese, che dovrà verificare se la procedura di cui nitidamente ci ha parlato il presidente Conte, cioè prima la redistribuzione e poi lo sbarco, avviene tuttora, o era stato un unicum all'epoca del Conte 1. Nell'ambito dell'ordinanza è stato stabilito anche di ascoltare ulteriori testi. Vedrete che il giudice nell'ordinanza fa anche dei discorsi tecnicamente, giuridicamente raffinati, fa riferimento alla differenza tra un atto politico e ciò che non è atto politico, e comunque il giudice ha ritenuto di sentire, oltre che la Lamorgese, ripeto che è l'unico test che noi abbiamo chiesto, perché siccome sento che spesso voi dite chiama in ballo Conte, Salvini, noi non lo chiamiamo in ballo per il semplice fatto che per noi è legittimo quello che dice Conte, quindi a noi non ci interessa chiamate in correità, ci interessava la Lamorgese per dire che tuttora si fa lo stesso. Comunque il giudice ha ritenuto di convocare anche il presidente Conte, Di Maio, Toninelli, Massari, la 30, e nelle prossime udienze si farà questa escussione dei testimoni, sono persone informate sui fatti. Al contempo, ovviamente a chi interessa questa tecnicalità, ha dato mandato alla polizia giudiziaria di accertare se queste procedure che sono oggetto di contestazione, per chiarezza, qual è la procedura oggetto di contestazione? Se si può stabilire che prima si fanno le redistribuzioni e dopo gli sbarchi. Quindi questo è il nucleo. Allora ha dato mandato alla polizia giudiziaria di acquisire documentazione dopo un termine di 40 giorni. In esito ai 40 giorni si fisseranno in aula queste audizioni, sono stati spacchettati i testimoni e si verificherà se era collegiale ed era un atto politico del governo oppure se è stato un atto estemporaneo di Matteo Salvini. Si verificherà quindi se c'era condivisione tra i ministri competenti o meno, prima parte,
Seconda parte si accerterà attraverso l'audizione della Lamorgese, se tuttora, di mentre noi stiamo parlando, c'è questa sequenza, cioè prima ricollocazione e poi sbarchi. Questo è proprio in sintesi quello che abbiamo fatto. Poi le varie cose che ho sentito rapidamente, stamattina ho sentito dire chiedete patteggiamenti, giudizi abbreviati, eccetera. Allora, per chiarezza totale, è ovvio che la Lega anche politicamente ha avuto una precisa posizione sul giudizio abbreviato, noi l'abbiamo contestato con legge, quindi a nessuno verrebbe in mente di chiedere un giudizio abbreviato che abbiamo contestato. Il giudizio abbreviato è un giudizio che prevede che si dà un premio di uno sconto di pena al colpevole e si decide lo stato degli atti. Quindi a noi sinceramente non piacciono gli sconti di pena, non possiamo dire in Parlamento una cosa e fare un'altra cosa in udienza. Quindi per chi dice giudizio abbreviato, patteggiamenti ci mancherebbe altro. E questo per quello. Poi, per quanto riguarda chi mi ha chiesto, interrogatori con interrogatori, eccetera, Salvini è assolutamente a disposizione per rendere dichiarazioni. Siamo ovviamente soddisfatti per questa ordinanza, perché finora mi sembrava questo fascicolo come qualcuno che guarda dentro una porta attraverso il buco della serratura e vede solo una parte di quello che c'è nella stanza. A questo punto allarghiamo un po' la visuale, quindi siamo moderatamente soddisfatti. E a questo punto, se dopo che sentono i testimoni sarà necessario, ci sarà interrogatorio, forse potrà esserci dichiarazioni spontanee, valuteremo. Sì, era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole, da potenziale imputato. Sono assolutamente soddisfatto di aver sentito finalmente da parte di un giudice che quello che si è fatto non si è fatto da soli, alzandosi la mattina dicendo che faccio oggi, blocco uno sbarco. Era parte di una procedura giusta, corretta, che risponde a tutta la normativa italiana, internazionale, tanto che io non sono esperto, però ho chiesto alla Giulia se è normale che l'accusa e la difesa chiedessero la stessa cosa, perché io ero abituato da utente dei telefilm che l'accusa chiedesse la condanna e la difesa dicesse no, poveretto, questo non c'entra, innocente. È la prima volta che mi capitava di sentire in tribunale che l'accusa diceva questo è innocente. Cioè siamo qua ma non dovremmo essere qua. E io ho detto ma non è imbarazzante per la difesa dover dire ha ragione l'accusa. Io rispetto la norma, rispetto, tornerò una o due volte in questa splendida città, non da solo perché mi sembra. Io ritengo che, a differenza di altri, non cambio faccia e non cambio giudizio se sono al governo o se sono all'opposizione. Ritenevo che tutelare l'integrità territoriale, l'onore, la dignità, le norme, i confini, la sicurezza dell'Italia fosse un dovere quando ero al governo. Continuo a ritenere che sia un dovere adesso che sono all'opposizione. A differenza di altri non cambio giudizio in base alla poltrona che ho. Mi soddisfa che il giudice non solo, che lo ringrazio, abbia accolto la nostra richiesta, quantomeno di interpellare l'attuale ministro dell'interno, per chiedergli, ma nell'anno successivo avete fatto la stessa cosa? Ci sono almeno 10 articoli di giornale, 10 interviste in cui giustamente, pur essendo cambiato il governo, l'iter è esattamente lo stesso, anzi non per 4 giorni, ma ci sono alcuni casi di permanenza in mare per 11 giorni, in attesa dell'avvenuto ricollocamento. E quindi io, pur all'opposizione, dico hanno fatto bene, contesto il fatto che poi i numeri degli sbarchi siano quintuplicati. Però comunque il giudice ha detto non solo voglio sentire la Lamorgese, ma inviterò gentilmente Catania, Conte, Maio, Toninello, dal ministro dell'economia, il professor Tria, che non è della partita e non ha nessuna convenienza a sostenere una tesi dall'altra, che disse l'ovvio, era una scelta condivisa da tutti. Io ritengo e continuerò a ritenere che sia una scelta lecita. Infatti anche in quella fattispecie non c'è stato solo un ferito, a differenza di quanto è accaduto dopo, la gente che si gettava a mare, incidenti, incendi, morti, feriti. Sarò stato fortunato, però in quella fattispecie, nelle altre fattispecie, nessuno si è fatto male. E quindi torneremo a Catania in compagnia. Sarà per l'amministrazione comunale di Catania un motivo di
vanto, perché questa splendida città sarà fortunatamente, liberamente, democraticamente. Io ringrazio i catanesi perché si sono comportati in maniera assolutamente serena, nonostante qualche giornale dipingesse una città sotto assedio, sorrisi, tranquillità. C'era qualcuno dei centri sociali a spasso, però in democrazia ognuno fa quello che vuole. E c'è stata una città assolutamente attenta, composta, dignitosa. Noi ne abbiamo approfittato per parlare per 3 giorni di futuro, ed è quello su cui mi ributto da oggi pomeriggio: lavoro, pensioni, quota 100, università, scuola, turismo, cultura, ponte sullo stretto di Messina. Quindi tornerò in totale serenità, torno a casa ancora più ero tranquillo, che abbia scritto qualcuno che mi vedeva arrabbiato, tranquillo, sì, ho sempre la spalla mezza bloccata, però capita tanto. Torno a casa assolutamente tranquillo, ringrazio il giudice per quello che ha deciso, ringrazio anche la pubblica accusa. Non ero abituato al fatto che la pubblica accusa mi dicesse: Matteo, hai fatto quello che dovevi, punto. Però rispettiamo, se così è la trafila, io rispetto la trafila. Adesso sarà qualcun altro che dovrà documentare che cosa ha fatto e che cosa non ha fatto. Noi l'abbiamo scritto e rivendicato, non abbiamo mai scaricato le responsabilità su altri. Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho e che abbiamo, e spero che anche gli altri rivendichino con orgoglio dei risultati che comunque sono stati assolutamente positivi. Nota a margine, surreale, l'avvocato Buongiorno è entrato in tribunale sulle sue gambe, non lo dice lei perché non è elegante, lo dico io, esce su una sedia con le rotelle, perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio, e qua chiederemo conto a un altro ministro, che era ministro prima e ministro adesso, il ministro Bonafede, una lastra di marmo di 50 kg almeno si è staccata dalla parete piombando sulla caviglia dell'avvocato Giulia Buongiorno, che è stata soccorsa dal 118, nell'imbarazzo generale. Se questa è la situazione della giustizia italiana, dove un avvocato si appoggia a una parete col suo cliente e a Dio piacendo non si è rotto nulla, perché la lastra di marmo è arrivata a metà fra la caviglia e il tendine, ditemi se è normale un sabato mattina di ottobre che arrivi il 118 in un'aula di tribunale perché un pezzo di muro cade addosso a un avvocato. Ovviamente la responsabilità non la diamo al presidente del tribunale, che ha fatto decine di segnalazioni al ministro della giustizia. Chiedo al ministro Bonafede se ritiene normale che in un tribunale della Repubblica di sua competenza si stacchino lastre di marmo sulle gambe degli avvocati ivi presenti. Quindi qua penso che si chiuderà un processo e se ne aprirà un altro. Però l'altro processo ha delle documentazioni evidenti e mi sono permesso di peritarle sul mio telefonino di quello che accade, perché si può sorridere, però l'immagine che diamo dell'Italia e del mondo da tutti i punti di vista è quantomeno particolare. Ho segnalato peraltro, e chiudo, che la lastra di marmo a 3 metri di distanza rappresentava le stesse crepe. Quindi fortuna che non è caduto addosso all'avvocato di parte civile, se no sarebbe stato colpa di Salvini anche quello, che è caduto addosso al mio avvocato, almeno quello non ricade sotto la mia responsabilità. Permettetemi un sorriso, però dopo ore e ore di attesa penso che ci sia. Sono contento e sono contento anche di tornare a casa dai miei figli. Se ci sono domande, sì, se... rispondiamo, anzi l'avvocato più di me risponde volentieri. Io ci sono, senatore, sono Luca Bertazzoni di Piazza Pulita. Grazie. Io, senatore, volevo chiedere, ovviamente sarà la magistratura a decidere su quella che è la sua posizione, però quello che volevo chiedere io, se invece a livello umano non si sente un po' in imbarazzo di aver lasciato 130 persone che scappavano la guerra per 5 giorni in acque italiane, oltretutto. Questo è un riferimento tecnico, per cui darai la risposta politica. Riferimento tecnico. Non Matteo Salvini, quale? Ok. Riferimento tecnico, perché anche su questo ho letto delle cose proprio sbagliate, poi tu dai le risposte politiche, ma le cose vanno precisate.
la nave Gregoretti non è stata lasciata in mezzo al mare, è la nave che ha recuperato i migranti. Il comandante ha chiesto un POS, è a mezzanotte e 35. Il POS, sapete quando è stato dato? Perché siccome sento dire è stato dato il 31 luglio, era stato chiesto il 27 luglio. Il POS è stato richiesto il 27 luglio, ore mezzanotte e 35. Il POS è stato dato alle ore 23 dello stesso giorno. Perché lo stesso comandante dichiara che nel momento in cui la Gregoretti si avvicina e si attracca al porto di Augusto, cambia radicalmente la posizione. In particolare, la posizione dei migranti è tutelata perché l'intero equipaggio si dedica ai migranti, perché non ha più moto ondoso, perché in qualsiasi momento possono sbarcare e perché i viveri sono assicurati, ci sono condizioni di igiene compatibili con un'attesa. È il comandante che vi dice che la situazione di POS è raggiunta il giorno 27 luglio alle ore 23. Non è un gommone in mezzo al mare, quindi tecnicamente il POS è stato dato. Mi sembra chiaro. Era una domanda a livello umano, le ho detto, le ho chiesto. A livello umano lo lascio commentare. A livello giuridico è così. Era una cosa quindi a bordo di una nave. Posso fare una domanda? Io sono vicino alla parte di porta. Prego. A livello. Da un punto di vista giuridico è abbastanza chiaro, ma da un punto di vista politico meno. Il giudizio sul caso Diciotti e sul caso Gregoretti dovrebbe essere nella sostanza praticamente identico. Che cosa succede tra l'uno e l'altro procedimento? È cambiato il governo, quello è successo, perché il governo dice noi abbiamo adesso prodotto tra l'altro quello che era accaduto nel caso Diciotti. Quando c'è stato il caso Diciotti, non so se voi lo sapete, comunque sono arrivate delle lettere a Matteo Salvini in cui si diceva ehi Matteo Salvini stai attento, non sei stato tu a prendere le decisioni di aspettare prima di sbarcare, perché sono stato io a decidere, firmato Giuseppe Conte, firmato Di Maio, firmato Toninelli. Stessa identica situazione per Gregoretti, è cambiato il governo, tutti si tirano indietro, peccato che nella conferenza di fine d'anno c'è questa riassunzione di responsabilità, quindi sono due casi gemelli, abbiamo prodotto ovviamente queste dichiarazioni. Posso aggiungere che la libertà non ha prezzo, sono strafelice di non essere in vendita per una poltrona. La coerenza, la dignità. Quindi penso che ci sia qualcuno che abbia difficoltà a guardarsi nello specchio la mattina quando si alza. Io no. Salvini, come ha accolto la decisione di oggi? Nonostante la lastra di marmo, con soddisfazione. Nel senso che eravamo in mezzo agli infermieri, era un clima abbastanza surreale, però ho assolutamente, da neofita, apprezzato le parole del giudice dicendo fascicolo pieno di contraddizioni, ripeto, da esterno, da normale cittadino, quando la pubblica accusa, che teoricamente dovrebbe essere quella portata a chiedere il giudizio, il processo, la condanna, dice stiamo indagando sul nulla perché non è accaduto nulla, io sottoscrivo, sarebbe facile che io sottoscrivessi le parole del mio avvocato difensore, sottoscrivo le parole della pubblica accusa. E lascio ai cittadini italiani che stanno ascoltando in diretta, leggeranno domani, le parole della pubblica accusa che dice non è stato commesso alcun reato, si è rispettata la norma. Ultima riflessione di cui vado particolarmente orgoglioso tornando al piano umano, durante il mio anno di mandato si sono dimezzati il numero di morti e dispersi nel Mar Mediterraneo, non perché sono un genio, ma perché evidentemente meno gente parte, meno gente muore. Purtroppo, col moltiplicarsi delle partenze, e oggi è il 3 ottobre ed è una giornata che a qualunque padre di famiglia ricorda che ogni morte in mare è una sconfitta, ovviamente più partenze si vivono più morti. E quindi se c'è qualcuno che ha qualcosa sulla coscienza non è seduto a questo tavolo. A Conte e Toninelli saranno ascoltati? Beh, con Tetonia che saranno ascoltati, sono stati invitati la giudice, penso che... Non abbiamo chiesto noi audizione di coloro che erano
con noi il governo, è stata una scelta precisa di non chiederlo. Noi abbiamo chiesto esclusivamente che venisse sentita la Lamorgese, perché abbiamo prodotto l'audio del professor Conte, che già di per sé prova quello che ci interessava, cioè che era sua la procedura. Quindi noi non abbiamo chiesto nulla. Abbiamo chiesto la Lamorgese. La Lamorgese è stato ritenuto necessario sentire la Lamorgese, perché evidentemente il gruppo vuole vedere se oggi ci sono le stesse procedure. Perché ricordatevi che c'era il Consiglio d'Europa di giugno che già lo autorizzava, sono state ulteriormente poi confermate con l'accordo di Malta del Fast Track. E quindi poi ha allargato il giudice di altri. Senatore Tommaso Montella, ancora. Abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di cambio di governo. Lunedì il Consiglio dei Ministri si riunirà per rivedere i decreti di sicurezza. C'è una discussione all'interno della maggioranza, un suo commento. Aspetto di leggere il testo. Quei decreti di sicurezza li abbiamo scritti per aiutare i sindaci, le forze dell'ordine, donne e uomini in divisa, vediamo cosa modificheranno. Saremo molto attenti se qualcuno pensa di far ripartire il business dell'immigrazione clandestina, ovviamente ci opporremo, e se qualcuno pensa di togliere tutele alle forze dell'ordine ci opporremo. Faccio un esempio molto concreto: se qualcuno penserà di reintrodurre il cosiddetto concetto di tenuità del fatto per quanto riguarda l'aggressione a pubblico ufficiale, noi su questo faremo le barricate, perché chi picchia, chi oltraggia, chi insulta, chi attacca, chi offende, chi sputa in faccia a un poliziotto o a un carabiniere non può prevedere nessuna tenuità del fatto. Però io prima di giudicare voglio leggere, prendo atto del fatto che invece di costruire questo governo si limita a smontare. Dopo un anno, se smonti quota 100 e smonti i decreti di sicurezza, non fai rispetto a Salvini, fai il male del paese. Però siamo pronti a muoverci sia dentro che fuori dal Parlamento per evitare un ritorno al passato. Mario Barretti. Io ho sempre confidato nella libertà di giudizio dei giudici catanesi e continuo a confidarmi. La giornata di oggi me ne dà la riprova, ho trovato una persona assolutamente libera, autorevole e serena. Barresi della Sicilia, cosa vi aspettate di Palermo, del fascicolo che c'è a Palermo? Ora ovviamente non abbiamo ricevuto notizie, se non notizie stampa, che come sempre ovviamente anticipano tutto. Guardate, i casi sono casi molto spesso sovrapponibili. In quel caso addirittura ci sono delle considerazioni politiche in più che non svolgo perché non è questa la sede. Però io credo che il tema che stiamo affrontando adesso, e cioè l'esistenza di procedure legittime che consentono di tutelare i diritti dei migranti e contemporaneamente tutelare la sicurezza, quello del centro di tutti i processi. Voglio anche precisare una cosa, anche perché ho sentito dire come vi sentivate dal punto di vista orario, eccetera. Proprio il Consiglio d'Europa prevede queste procedure di redistribuzione prima degli sbarchi al fine di tutelare i diritti fondamentali dei migranti. Perché? Perché gli adempimenti formali, se vengono svolti solo da uno Stato, fanno restare i migranti in una situazione di compressione della libertà personale particolarmente lunga. Viceversa, se si fa prima la redistribuzione e dopo lo sbarco, evidentemente i diritti fondamentali vengono tutelati, perché gli adempimenti si fanno in maniera più rapida nel momento in cui i migranti vengono smistati. Quindi voler pensare che c'è una compressione dei diritti di migranti se si smistano degli stati significa non conoscere la procedura, perché gli adempimenti sono adempimenti faraginosi che richiedono molto tempo, mentre invece lo smistamento agevola le procedure. Lo stiamo facendo, si vota in Sicilia in tantissimi comuni domani e dopodomani, ci sono 3 consiglieri regionali in campagna che non abbiamo mai avuto, ci sono 5 in Puglia
che non abbiamo mai avuto. Da poco tempo sono al lavoro un assessore in Sicilia e un assessore in Calabria, siamo in Giunta, in Basilicata, in Molise, e stiamo parlando delle cose degli ultimi mesi. Quindi io preferisco la politica dei piccoli passi. Sarebbe forse più immediato accogliere dentro centinaia di persone che si avvicinano, noi facciamo un po' come nei locali, un po' di selezione all'ingresso. Quindi preferisco dire dei sì e dei no per non avere brutte sorprese, però qua ci stiamo radicando comune per comune, paese per paese, città per città. Preferisco metterci un po' di tempo in più, ma avere donne e uomini da Marsala a Milazzo su cui poter costruire un progetto per i prossimi 30 anni che non fare il fenomeno per 6 mesi e poi vedere svanire tutto quanto. Io ringrazio la classe dirigente siciliana perché da Palermo a Catania, a Catania siamo in amministrazione, peraltro sta dando prova di ottima gestione. Poi fra 2 anni ci sono le elezioni regionali, quindi stiamo già lavorando per farci trovare pronti. Posso fare una domanda? Proprio la sua sinistra, nascosta qui dentro. Della gente. Volevo chiedere, a proposito dei decreti di sicurezza, poche ore fa Grasso, Pietro Grasso, ha detto troppi morti in mare vanno cancellati subito, però al governo non si trova insomma al momento una quadra perché i 5 Stelle frenano, il PD invece con Zingaretti vuole procedere anche se è stata rinviata. Lei che ne pensa? Alla fine questi decreti di sicurezza verranno modificati, cancellati? Se sì, come giudica questo fatto? Grazie. Fatto salvo che non sono più al governo da un anno, quindi se tutto quello che è successo in questo anno non è ascrivibile evidentemente alla mia azione di governo. I 5 Stelle legittimamente possono fare quello che ritengono. Io ricordo solo a Grasso, e non so se li ha letti, che i decreti di sicurezza si occupano di immigrazione per un 15%, non di più. I decreti di sicurezza si occupano di antimafia, di lotta alla droga, di lotta alla camorra, di lotta al racket, di agenzia dei beni confiscati alla mafia, di telecamere, di poteri di ordinanza ai sindaci, di divise per i vigili del fuoco. Quindi mi auguro che nessuno nel nome dell'antisalvinismo militante pensi di togliere poteri ai sindaci o alle forze dell'ordine. Poi a me portino in aula quello che ritengono. È da un anno che non stanno concludendo nulla, nulla. E nota a margine, l'unica manifestazione di piazza, di partito, che oggi c'erano i pressi del Tribunale di Catania, era con la presenza del Partito Democratico. Ditemi voi se è normale, lo chiedo ai colleghi giornalisti, che un partito di governo organizzi una presenza fuori da un tribunale in occasione di un processo del leader dell'opposizione. Ma manco in Venezuela. Forse neanche in Venezuela un partito di governo aderisce a una manifestazione di piazza che vede a processo leader dell'opposizione. A proposito di diritti umani, di diritti civili, stiamo vivendo un periodo buio fra stati di emergenza, senza emergenza. Però ero tranquillo stamattina quando sono entrato in tribunale, sono ancora più tranquillo, lastre di marmo a parte, dopo esserne uscito, perché devo dire che la giustizia italiana, nonostante i mezzi in cui il ministro Bonafede metta a disposizione, siano abbastanza carenti, è una giustizia che funziona. Come va? Come sta andando il processo di federazione con il movimento regionale del presidente Musumeci e poi ovviamente umanamente la presenza di Meloni, Tajani, insomma l'interessamento di Berlusconi, che cosa le ha dato oggi? Ringrazio per la solidarietà gli amici e gli alleati, nulla è mai scontato. Se devo dire, ne parlavo con Giulia in aula, mi ha fatto doppiamente piacere anche la solidarietà degli avversari, cioè leggere sui giornali negli scorsi giorni le parole di Massimo Cacciari, di Paolo Mieli, di gente che dice io non sono d'accordo con Salvini e le sue politiche sull'immigrazione, perché la pensiamo politicamente in maniera diversa, però mandare a processo un ministro che ha fatto quello che aveva messo nel programma di governo non è normale. Io ringrazio ovviamente Tajani, Berlusconi, Meloni e
tutti musumeci, tutti con cui stiamo lavorando e dopo i ballottaggi vedremo di rinsaldare. Se è tra virgolette scontata, sempre ben accetta, la solidarietà, ho visto il tweet di Marine Le Pen, mi sono arrivati messaggi dagli Stati Uniti, da alcune cancellerie europee e li tengo per me. È meno scontata la solidarietà e il sostegno giuridico di gente che non la pensa come me, che per me vale doppio. E in una giornata come quella di oggi, è l'ultima delle mie preoccupazioni, però me l'ha girata mio figlio, il fatto che su Twitter io sto con Salvini fosse il primo in Italia, ovviamente non è un concetto giuridico, anche non fa giurisprudenza, però vuol dire che la discussione sulle libertà in Italia è sviluppata. Ripeto, non c'è in ballo il processo Salvini, non so che cosa chiederà il giudice a Conte, a Toninelli, non l'abbiamo chiesto noi perché non sono abituato a scaricare le responsabilità su altri, e ripeto, secondo me non c'è un reato, e quindi hanno fatto bene a continuare a fare quello che facevamo quando eravamo al governo, però sono curioso a questo punto di sentire come qualcuno possa dire che fino ad agosto 2019 andare a letto ed essere a posto con la propria coscienza, per me è una cosa insostituibile. Vedere in un'udienza sfilare praticamente mezzo governo giallo-verde dal punto di vista politico, che posso dire io una cosa? Io avevo detto a Salvini, avevo proposto di chiedere noi sentire tutti, bene, lui mi ha detto non mi sembra corretto farlo perché era un governo e non voglio che sembri una chiamata in corretà, quindi anche se tu ritieni che io non lo farò mai in ogni governo, sono pronta a assumermi la responsabilità da solo, ci basta gli altri, sono stata, io volevo che fossimo noi promotori della richiesta, ma lui era assolutamente contrario, dice dagli atti tanto si dice, non sembra corretto chiamare gli altri esponenti di governo, quindi se lei ci chiede se noi tecnicamente siamo soddisfatti, le dico, se un atto collegiale che si innesta in una procedura riconosciuta internazionalmente, non ci può essere sequestro di persona, quindi è chiaro che tecnicamente siamo soddisfatti. Se lei mi dice ma Salvini sperava questo, la risposta è no, Salvini non l'ha voluto questo e non me l'ha fatto chiedere. Anche perché la possiamo pensare in maniera diversa, ma in un periodo di crisi economica e sociale come questa, io da italiano vorrei che il Presidente del Consiglio e gli attuali ministri si occupassero H24 della situazione economica del Paese, del lavoro, della scuola, dell'università, e non dovessero andare in giro per tribunali a raccontare quello che tutti sanno, perché ripeto, l'ha detto Giulia in aula, a volte sono le parole che fanno la differenza, sto giro sono tre lettere che fanno la differenza, e mi auguravo appunto che non ci fosse bisogno di farle ripetere, però quando il Presidente del Consiglio l'anno scorso disse noi ci occupavamo di ricollocare gli immigrati e poi c'era lo sbarco, poi P-O-I, prima noi ricollocavamo gli immigrati, questo l'ha detto a dicembre dell'anno scorso, quindi io non ero al governo più da quel tempo, e poi c'era lo sbarco. Se la lingua italiana ha un senso, io mi sono rifiutato di dire sono colpevoli anche loro, perché la mia tesi è esattamente l'opposto. Sono innocenti anche loro. Magari per spirito di vendetta avrei potuto dire convocate qua tre quarti di governo perché se pago io devono pagare anche loro. Io non penso di pagare io e mi auguro che Conte e Toninelli vengano qua per mezz'ora e poi tornino a fare il loro lavoro, perché il Presidente del Consiglio in questo momento ha altro di cui occuparsi. Che poi lo faccia poco e male è un giudizio politico mio, però non porterò mai in un tribunale un giudizio politico. Io penso che l'Azzolina sia una calamità per la scuola italiana, ma lo penso da genitore e lo penso da senatore e lo penso da italiano. Mai nella vita mi sentirei di portare in un tribunale l'Azzolina perché non è in grado di fare il suo lavoro. Grazie.